Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo car vlog. Sì, perché sono in auto e per la prima volta lo faccio con il cellulare. Sono in auto, sono in ufficio lunedì mattina e voglio fare questo veloce video perché sto andando da Fotoema, dai cari amici di Fotoema, a cambiare il corpo macchina che utilizzo normalmente. Io da diversi mesi ho una Canon EOS R, una bellissima full frame con cui mi sono trovato molto bene, ma ho un problema: mi è leggermente scomoda. La mia scelta ricade, la mia problematica soprattutto per il quale faccio questo cambio di corpo macchina, è il fatto che camere full frame sono camere fantastiche, ma sono troppo grandi ed ingombranti, e ho una serie di progetti per il futuro, lavorativi in special modo, che hanno bisogno che io abbia dell'attrezzatura molto ma molto leggera con me, perché devo avere una borsa compatta, e quindi ho fatto una selezione delle possibilità dove potevo andare a guardare, e mi sono reso conto che probabilmente ritornare su un sensore APS-C non sarebbe una cattivissima idea. Io avevo GH5, una camera che ho nel cuore ma che ho dovuto cambiare per appunto la EOS R, per la qualità fotografica. Sotto il lato video nulla da dire, oltre al problemino dell'autofocus che purtroppo sfarfallava un pochino, ho preferito scegliere di puntare su... avevo bisogno di una macchina che potesse scattare anche foto, perché ne ho necessità. Ma al tempo stesso adesso ho la EOS R con il 24-105 RF, bellissimo obiettivo, l'adattatore con il 16-35 f4, bellissimo obiettivo, ma tutto insieme è pesante, grosso e ingombrante, e quindi non riesco a far entrare tutto in un solo zaino quell'attrezzatura, insieme a tutti gli accessori di cui ho bisogno, insieme ai miei effetti personali. Dato che ho questa esigenza di dover far entrare tutto in una sola borsa, ho deciso di pensare di passare di nuovo ad un sensore APS-C. La mia scelta iniziale era quella di puntare di nuovo sulla 7.3, ma una vocina mi diceva: Luca, ma la 7.3 evitala, perché comunque è un corpo che ha fatto il suo, di probabilmente ne uscirà uno nuovo, ha i suoi difetti, ha le sue mancanze, però è leggera. Il problema è che si trova ancora ad un costo molto elevato, essendo anche una camera uscita ormai 2 anni fa, perché tra qualche mese compirà 2 anni quel corpo macchina. Allora mi sono guardato un pochino in giro, perché io mi ero fissato sulle full frame per appunto la qualità fotografica, ma mi sono detto: ma ci sono le nuove APS-C di casa Sony, ma perché non fare una prova? APS-C di casa Sony, io ho avuto la 6500, mi sono trovato molto bene, feci il passaggio da 6500 a, se non sbaglio, a GH5. Feci questo passaggio, dopo la 6500 ho avuto la GH5 e ho avuto la 7.3. La 7.3 mi sono trovato molto bene come corpo fotografico, anche come corpo video, ma per l'utilizzo che ne faccio io, la 7.3 sarebbe andata perfetta, ma c'erano dei puntini che a me purtroppo non soddisfacevano, come mi piove sulla macchina. Ho bisogno di un corpo macchina che sia leggero, sia comunque di nuova concezione, che abbia l'IBIS, quindi lo stabilizzatore interno. Uno dei fattori principali sarebbe avere lo schermino flippabile verso di me, perché la utilizzo anche per creare contenuti su YouTube, quindi a prescindere dall'ambito lavorativo. Jack per il microfono, lenti leggere, di qualità, ma anche non troppo costose. Per esempio quelle di Canon sono bellissime, hanno una qualità eccelsa, ma hanno un costo enorme tutte le lenti. Per esempio avevo pensato di prendere il 15-35 f2.8 nuovo di casa Canon RF, ma il costo è davvero proibitivo, o meglio, almeno che non lo si ammortizza con un vero lavoro dove serve quel tipo di ottica, 2500 euro sono davvero tanti. E quindi mi sono detto: è uscita la 6006, è stato presentato il nuovo 16-55 28G per APS-C,
e insieme hanno fatto una sorta di kit promo, c'è un'offerta per chi le prende insieme, e mi sono detto probabilmente riesco a compensare vendendo una, riesco a compensare addirittura l'acquisto dell'altra. E il resto dei componenti, delle lenti di casa Sony per APS-C, a parte che ci sono tantissime altre varianti, Sigma fa tantissime lenti, costano anche meno, perché le lenti per APS-C costano molto meno. Come fatto sempre l'esempio, le lenti per micro 4 terzi costano ancora meno di quelle per APS-C. Ad esempio io ho il 1240 f2.8 Pro della Olympus e mi costa quanto la lente più economica per full frame, per intenderci, di casa Canon, che è il 24-105. Quindi ci sono questi due pesi e queste due misure. Io ora vado, vedo che cosa mi consigliano, mi faccio una chiacchiera con gli amici di Fotoema e ci vediamo quando esco con la nuova busta, perché adesso in macchina ho la Canon RF, la Canon R, scusate. E secondo i miei piani ho messo tutte le spunte al posto giusto. Quando ho pensato alla PSC stanotte ho detto porca miseria, la 6006 ha tutto quello che mi serve. Ibis, che la R non ha, ma un buon sistema di stabilizzazione digitale, 4K registra in camera, un po' mi dispiace per il bitrate, un po' castrato, ma va bene così. Fotograficamente non è assolutamente male, un sensore da 24 megapixel, quindi ha tutto al suo posto. Vediamo che cosa è successo. Ok amici, sto uscendo dal parcheggio di Fotoema dopo ben un'ora e mezza. Porca miseria, quanto tempo ci è voluto. Alla fine ho scelto una 6006 con 1855 f2.8, l'ultimo nato di casa Sony, più compatta, più leggera. Mi sono portato a casa anche la seconda batteria, grazie mamma Canon che vali tanto. E adesso dobbiamo fare anche un unboxing. Sì, sto utilizzando il cellulare per fare video, una cosa che non ho mai fatto, ma è una cosa divertente. E sto utilizzando quel piccolo microfonino acquistato per scherzo, che costava 10 euro, jack bellissimo vicino al telefono, così l'audio si sente bene. Via. È passata tutta la giornata praticamente e sono adesso rientrato a casa e quindi voglio fare questo unboxing con voi molto velocemente, perché devo mettere a caricare le batterie. Volevo farlo prima ma non ho avuto il tempo, quindi lo facciamo adesso insieme. Allora, abbiamo la nostra busta targata Sony. Scusate se sbaglio a guardare, ma sto vloggando con il cellulare e non ricordo mai la fotocamera dov'è. Carica batterie compatibile Patona, fattura che non ci interessa. Una batteria aggiuntiva, e questa è la parte bella di questa camera, che ho preso e che adesso monta FZ100, ossia le batterie per intenderci della 7.3, molto più capienti, così la durata è davvero migliorata. Batteria aggiuntiva, mettiamola qui, e poi i pezzi forti, uno e uno due. Presa una 6006, ho scelto la 6006 e non la 6004 perché porta l'Ibis, che per me è fondamentale, perché ho la mano piuttosto mossa, devo fare dei lavori dove sarò in posti dove mi muoverò parecchio e quindi necessariamente ho bisogno di uno stabilizzatore. E poi in combo con le nuove offerte di Sony potevo prendere questo, il 1655 f2.8, nuovissimo, uscito insieme alla A6006 e della A6100 se non vado errato, ed è praticamente un 24 il rapporto alla PSC di Sony, un 2470/80 f2.8. Costicchia, in offerta in combo naturalmente ho risparmiato un pochino, ma costicchia davvero tanto, ma ne vale la pena. Ed è sempre più economico di una lente uguale per full frame. Vi faccio l'esempio, versione G Master per full frame costa 2500 euro. Questo costa da listino 1100, se non vado errato, ma con uno sconto che ho avuto sul corpo macchina, bla bla bla, ho pagato circa 100 euro in meno. Ok, mi sono armato di forbice e andiamo prima di tutto ad aprire la batteria aggiuntiva, perché ho bisogno di mettere tutto a caricare per cominciare a testarla. Prendiamo il caricabatterie fidatissimo Patona,
nulla proprio da recriminare a questo tipo di prodotti. Vediamo cosa c'è all'interno. Togliamo il sigillino, voilà. Andiamo a sbottonare e all'interno troviamo naturalmente manuale di istruzioni, cinghietta che non utilizzerò, cavetto micro USB, no, Canon, solo questo non lo devi fare. Poi troviamo adattatore per la corrente per caricare la macchina, batteria numero 1, sotto il primo comparto abbiamo il cavo di alimentazione che non ci serve. E poi tiriamo fuori quello che è il mio nuovo corpo macchina, finalmente, un corpo piccolo, leggero e di grande prestanza. Sony A6600, io sono stato possessore, felice possessore della A6500 e uno dei suoi più grandi difetti era il gripping, ma ora con questo gripping così è tutta un'altra storia. Ed in più so che può fare questo. No, così è troppo poco. So che può fare questo. E questo per me è molto utile perché io quando registro i contenuti per YouTube ho bisogno di guardarmi. E con questo accorgimento andiamo davvero avanti. Però non so perché, ma il corpo mi sembra molto più rigido, molto più solido. Poi a queste cose qua che ho sempre odiato e che io prontamente adesso stacco, vi faccio vedere anche come si fa, guardate. Si toglie la plastichina che c'è attorno, ok, all'anellino. Poi questo anellino è un pochino come un portachiavi, si deve trovare il punto di fulcro di apertura. È un po' come se si volesse sfilare una chiave. Andiamo ad alzare la letta e a farci il giro. Io li odio proprio perché fanno un rumore catastrofico sia in registrazione video e poi mi danno proprio fastidio. Ah, ecco qua. Molti li tagliano erroneamente perché non c'è bisogno di tagliarli. Io invece li stacco e poi li metto in bustina e li conservo. E andiamo ad aprire lui quello che secondo me è una delle grandi svolte, un obiettivo degno del termine obiettivo. Bello imbustato nella sua foderina di pelle che io prontamente conserverò perché non utilizzerò. Obiettivo bello grande e pesante, paraluce, e lente non proprio piccola ma decisamente figa. Sì, non è pesante, cioè è pesante sì, però non pesante quanto altre lenti che ho avuto, che ho utilizzato nell'ultimo periodo. E andiamo a montare ottica davanti al corpo. Pallino bianco ed ecco il corpo macchina. Allora, primo contatto con il corpo macchina, vi dico subito che me l'aspettavo molto più leggera, ha un giusto peso, abbastanza ben bilanciato. Certo, quest'ottica è molto pesante, è anche abbastanza grossicella, immagino che con una lente un pochino più piccola si faccia meno fatica, però almeno questa è un'ottica 2.8, quindi molto luminosa. Grip assolutamente migliorato e riesco a tenere questa camera con questo peso grazie al grip. Io ho una mano molto grande, il mio mignolo naturalmente va sempre sotto, ma con un po' di accortezza riesco a tenerlo su. Un grande passo completamente differente rispetto a quello che ho avuto fino ad ora e sono davvero molto ma molto contento, perché devo essere sincero, questa è anche la modalità vlogging, devo vedere se in 16 riesco ad inquadrarmi, ma penso di sì, altrimenti prendiamo un bel grandangolo. Anche se sto riscoprendo questo S10 come camera per fare vlog, perché è davvero fantastico, fa un ottimo file, riesco a metterci un bel microfonino, l'ho sempre con me, quindi posso parlarvi spesso. Quindi, veloce unboxing della A6600 con 1655 serie G28. Ottima costruzione, come le sorelle minore ormai, perché questa qua è diventata la camera che ha sostituito tutte le altre. Unico appunto, nessuno. Forse avrei messo un mezzo centimetro in più di corpo macchina sotto e basta, semplicemente questo. Ma per il resto il grip è fantastico.
pulsanti ottimi, batteria migliorata, lenti finalmente luminose e nuove, e altre lenti non costano neanche tanto. Quindi per ora al primo fill approvata. Insomma ragazzi, vi ringrazio di aver visto questo vlog, spero vi sia piaciuto questo formattino realizzato con mezzi di fortuna. Non dimenticate di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Cliccate anche sulla campanellina qui sotto. Se avete delle domande riguardo questa macchina, fatemele, perché presto dovrò girare la recensione, quindi in fase di test andrò a testare le vostre richieste. E scrivetemi qui sotto nei commenti. Tra le altre cose potete scrivermi anche sugli altri social, dove io vi leggerò sempre e comunque. Insomma, cos'altro dirvi? Ci vediamo prossimamente con un nuovo video.